Back in Black è il titolo della canzone dell'album più venduto degli AC/DC. E non è una cosa strana, considerando il senso di questo magnifico disco che contiene una canzone più coinvolgente dell'altra. L'idea del disco nasceva a seguito del grande successo del precedente Highway to Hell, ma l'improvvisa morte del cantante Bon Scott, trovato morto in automobile per una dose letale di alcol, mise improvvisamente e seriamente in dubbio la sua realizzazione. Il futuro della band fu in bilico per un breve periodo, perché sostituire la vocalità e il carisma di Bon Scott sembrava impossibile, fino a quando Brian Johnson si presentò ai provini e convinse tutti. Malcolm e Angus Young lavorarono alle canzoni, Johnson ai testi, e ciò che ne uscì fu uno dei più famosi omaggi artistici della storia. Il ritorno degli AC/DC nel colore del lutto, il Back in Black, che omaggiava l'amico Bon Scott, accompagnandolo con i funerei rintocchi della mortale campana che apre Hell's Bell, in quello che sarebbe probabilmente stata la sua ultima destinazione, l'inferno. Un saluto in nero, il colore del lutto, del rispetto, lo stesso nero che contraddistingue questa copertina unica nel quale anche il titolo è nascosto. La casa discografica accettò con moltissime riserve che la copertina fosse totalmente priva di riferimenti e pose una condizione per accettare le richieste della band, che i contorni del nome del gruppo fossero segnati in grigio per dare almeno un segno di riconoscibilità a questo bellissimo e magnifico disco. Back in Black è anche uno dei dischi più venduti nella storia del rock, oltre 50 milioni di copie, e registrarlo non fu affatto un'impresa facile. Il gruppo si trasferì alle Bahamas, ma la strumentazione fu bloccata per un periodo alla dogana e in seguito ad una violenta tempesta tutto il materiale dello studio andò in controcircuito. A questo fatto particolare fa riferimento il testo di Brian Johnson, scritto per Hell's Bells, quando nella strofa iniziale dice: «Sono un tuono che rimbomba, una pioggia battente, sto arrivando come un uragano e il mio fulmine sta illuminando tutto il cielo». E poi il riferimento a Bon Scott è lampante nella frase che segue: «Sei ancora giovane, ma stai per morire». Bon Scott aveva 33 anni. Back in Black è anche una delle canzoni più suonate dai giovani studenti di chitarra elettrica, perché apparentemente è piuttosto semplice. Ma chiunque si cimenti con quei riff sa bene cosa significhi mantenere perfettamente il ritmo nella parte sincopata e ingranare con l'assolo, e capisce immediatamente che la semplicità non è affatto sinonimo di facilità.